gli emendamenti, perché voi stasera chiuderete. Tutto quello che si vuole, però non è possibile, non è possibile, quando si sono chiesti questi documenti da più di una settimana, non avere nulla. Se no, faccio l'accesso agli atti adesso, chiedo la sospensione del Consiglio e pretendo gli atti che ho chiesto. Non è possibile, perché c'era stato assicurato che i documenti sarebbero stati a disposizione. Quando li hai chiesti? Ma più di una settimana. E poi l'ho chiesto anche al Presidente del Consiglio, che non arrivavano. E lui deve farsi garante. No, io ho consegnato la richiesta di documenti, se vogliamo proprio dirlo in pubblico non c'è problema. Io ho chiesto copia del documento Sakai che è stato consegnato, io ho chiesto che i tecnici, i dirigenti facessero una relazione come ha chiesto i revisori dei conti, perché noi non possiamo approvare un bilancio senza avere una vaga idea di quelle che possono essere le contrattazioni che andrete a fare. Io dico una stima, non pretendo una cifra esatta, ma una stima di quello che c'è da accantonare. Se no, come facciamo a dire che il bilancio rispetta i principi contabili degli enti locali? Non è possibile approvare in queste condizioni un bilancio, e credetemi, l'ho chiesto con educazione, con gentilezza, ripetutamente anche al Presidente del Consiglio, e mi ritrovo qua arrabbiata, ma soprattutto preoccupata, perché il peso di una decisione su un bilancio di questo genere è rilevante. Non possiamo fregarcene. Grazie, dottoressa. Allora, premesso che la replica mi sta